I Venafrani non sembrano convinti che l'inquinamento sulla piana sia generato solo dal traffico. Pur approvando la delibera del sindaco Alfredo Ricci che dal 14 al 20 gennaio vieta la circolazione a tutti i mezzi inquinanti, i cittadini chiedono alle istituzioni preposte controlli efficaci e puntuali sulle aziende che insistono sul territorio, ritenute responsabili dei continui sforamenti registrati dalle centraline dell'ARPA. L'inquinamento è un problema particolarmente avvertito dall'opinione pubblica e nei negozi e nei bar, finanche tra le bancarelle del mercato, a Venafro non si parla d'altro. Fanno bene, qui non ti respira più, specialmente noi che abbiamo il cuore malato, non ti respira proprio. Ma il problema dell'inquinamento è sentito? Sì, sì, così. E lei crede che bloccando la circolazione stradale si possa risolvere? Non proprio tutto, però la buona parte si risolve. Quindi è d'accordo con la decisione del sindaco? Sì. Io penso di sì, perché la macchina la adopero raramente. Per me è buonissima l'idea. Speriamo, non so come faranno a districarsi con i mezzi, non lo so, fra camion, macchine e quant'altro, non lo so. Però è una buona idea, sinceramente. Servirà a risolvere il problema dell'inquinamento? Questo non lo dovete domandare a me. Penso che ci sia gente competente per queste cose, credo io. Io posso solo dire che a me piace l'idea. Speriamo che funzioni. C'è il traffico che viene da Roma, invece di farlo passare di qua, perché non lo fanno passare e lo portano sulla, come si chiama quella strada che viene da... Sulla variante. La variante. Cioè, non ho capito questo. Cioè, sabato scorso, stavamo a Monte Rotondi, vengo da Monte Rotondi, c'era una nebbia incredibile qua giù. Ho fatto la misurazione con un apparecchio e dico, ma come fa la gente a respirare là sotto? Cioè, d'accordo che... Ma non credo comunque che sia il traffico che crea questo inquinamento. Ma è un provvedimento che servirà comunque ad abbattere un pochino le polveri? Ma probabilmente sì, si vedrà questo. Ma penso che sappiamo benissimo quali sono le fonti di inquinamento. È un problema comunque sentito qui a Venafro? Certo, certo. C'è preoccupazione? C'è preoccupazione perché la Regione Molise non ha ancora istituito il registro dei tumori e quindi non sappiamo. Non sappiamo, siamo nelle mani dei politici che purtroppo pensano come sempre a loro stessi e non alla cittadinanza, non alla gente, non ai problemi che abbiamo tutti i giorni. Perché con l'aria così inquinata non è tanto buona la situazione qua a Venafro. Ci saranno comunque disagi per i cittadini, per gli automobilisti. Sì, sì, chi ha l'auto vecchia è un po' penalizzato, però ne vale per l'ambiente. Ma lei crede che realmente il traffico sia il problema? Può influire, però le fabbriche circostanti fanno la grande... il grosso dell'inquinamento è le fabbriche circostanti. Non lo so, io non penso che il traffico, perché hanno fatto una variante e poi fanno un blocco del traffico e qua la maggior parte delle macchine sono tutte vecchie pure. Secondo me sono più le fabbriche, ci stanno due che inquinano veramente, però poi a discrezione del sindaco e della gente che ne pensa, non lo so. Comunque conosciamo secondo... all'avvocato Ricci almeno la buona volontà? Sì, sì, no, per questo sì, per l'amore di Dio, è la prima cosa che uno deve fare, il primo cittadino, però poi non lo so. A fine di tutto fra il comune di Pozzillo e il comune di Sesto Campano che non si firma, deve essere un comune accordo secondo me, poi ognuno la pensa come vuole.